Vediamo in questo video la trappola nominata lo scellino di Blackburn. È una trappola che riguarda la partita italiana e prende il nome dal grande giocatore di scacchi inglese Joseph Henry Blackburn, che si dice era solito vincere scellini giocando contro giocatori non proprio alla sua altezza e utilizzando questa trappola in apertura. Nei paesi anglosassoni questa trappola è nota anche col nome di trappola Oh My God, che vuol dire Oh mio Dio, e in funzione del fatto che questa sarebbe stata l'espressione più appropriata da usare nel momento in cui l'avversario dovrebbe cadere nella trappola per fargli credere che si è fatto una mossa sbagliata e quindi invogliarlo a prendere il pedone che gli viene lasciato in pasto. La trappola in questione riguarda la partita italiana, che quindi comincia con E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4. Questo alfiere poteva andare in B5, in questo caso si avrebbe avuto una partita spagnola. A questo punto le risposte del nero tipicamente possono essere alfiere C5, inaugurando il gioco piano, oppure cavallo F6. Tuttavia nella trappola il bianco utilizza il gambetto Blackburn, che appunto prosegue con cavallo D4. Quest'ultima mossa va subito contro i principi dell'apertura, che imporrebbero di sviluppare gli altri pezzi prima di muovere doppiamente il cavallo. Il nero qui se ne infischia in qualche modo e provoca il bianco. Difatti a questo punto abbiamo il pedone E5 che sembra completamente indifeso e il bianco è molto invogliato a prenderlo. Se però così fa, il bianco cade nella trappola. Vediamo infatti cosa succede dopo cavallo per E5. Questa tra l'altro è una mossa che sembra molto molto buona da parte del bianco, perché cavallo e alfiere a questo punto convergono su F7 e quindi tecnicamente creerebbero seri problemi al nero. Però il nero ha un potente contrattacco. Difatti a questo punto può fare donna G5. Questa mossa minaccia il cavallo in E5 e contemporaneamente il pedone G2 del bianco. Siccome il bianco si sente minacciato, tenderà a salvaguardare il proprio cavallo e quindi tipicamente una risposta che si può avere è cavallo per F7. Tuttavia questa non è la miglior risposta e provoca al bianco di cadere in un'altra trappola. Infatti ancora il bianco sicuramente non si sta rendendo conto del guaio nel quale si è ficcato, perché a questo punto vede un proprio cavallo in un avamposto molto pericoloso vicino al re avversario, che sta attaccando torre e donna allo stesso tempo. Quindi probabilmente sotto sotto sta ancora pensando di essere in vantaggio. Tuttavia qui il nero, con la mossa che sta per arrivare, porta devastazione sul roccocorto del bianco. Difatti qui segue donna per G2, che a sua volta attacca la torre. Quindi abbiamo sia il cavallo bianco che attacca la torre nera che la donna nera che attacca la torre bianca. Però la donna nera ha un vantaggio, perché se prende la torre la prende con scacco. Per questo motivo, per evitare di perdere una mossa, il bianco decide opportunamente di ritirare la torre in F1. A questo punto però il nero ha una mossa in più e può fare donna per E4, scacco. Qui si vede il potente attacco che ha il nero nei confronti del re avversario. A questo punto ci sono due mosse possibili per parare questo scacco, e sono una donna E2, che però ovviamente viene immediatamente catturata dal cavallo e quindi diciamo il bianco va a stare malissimo. L'altra è alfiere 2. Questa addirittura va a finire peggio, perché il nero ha a disposizione cavallo F3 che è scacco matto. Quindi alla fine della fiera sembra proprio che donna E2 risultasse a questo punto la miglior mossa per il bianco. Difatti ora non c'è più lo scacco matto, perché il re può fuggire in D1. Per cui sì, il bianco perde la regina per un cavallo. Dopo qualche mossa
in cui il bianco riesce a catturare la torre, però il nero salva il proprio cavallo. Si vede che il nero è arrivato a un punto in cui il proprio vantaggio materiale è troppo alto da poter essere impensierito e quindi probabilmente otterrà una vittoria molto facile. Altre varianti possono essere: a questo punto il bianco, invece di salvare la propria torre, potrebbe pensare di catturare la torre avversaria con cavallo per H8. Però qui va a stare subito malissimo perché abbiamo detto la regina prende la torre con scacco, dopo l'unica che salva alfiere F1 segue donna per E4 e qui se alfiere 2, che è la migliore in questo caso, qui semplicemente segue D5 e il bianco è completamente bloccato. Infatti a questo punto se prova una qualsiasi mossa di liberazione come F3, anche per darsi una casa in più per il proprio re che è abbastanza soffocato a questo punto, segue donna H4, re F1 unica, donna per H2 e a questo punto il nero sta minacciando alfiere H3, quindi diciamo se analizzata col calcolatore qui c'è già un matto per il nero in poche mosse. Versione più semplice di questa combinazione che però non porta a un matto abbastanza veloce è quella che prevede invece di D5 prevede viceversa cavallo C2. In questo modo praticamente il nero forza il bianco a perdere la donna perché i metodi per sfuggire a questo scacco sono appunto o catturare il cavallo con la donna, ma in questo caso si perde, oppure sfuggire con il re. Ma in questo caso, se il bianco sfugge di re, segue donna H1 scacco matto. Quindi l'unica mossa che protrae un po' la partita è donna per cavallo e donna per donna. A questo punto il bianco ha un sufficiente materiale per dirsi vincitore, anche se il matto non è così immediato perché i pezzi che ha sviluppato sono abbastanza pochi, c'è solo la regina in attacco. Torniamo quindi ancora più indietro, quando il bianco era ancora in tempo per, diciamo, almeno parzialmente riprendersi, ossia a questo punto, quando nella variante che abbiamo visto in precedenza, il bianco aveva catturato il pedone di cavallo. In questo caso è meglio catturare con l'alfiere, perché si dà scacco, quindi il re è costretto a muovere. In questo caso la mossa migliore è il re D8. E qui il bianco, invece di salvare i propri pezzi, decide di arroccare. Questo perché? Perché nonostante poi il nero catturi il cavallo e quindi abbia un pezzo in più, qui dopo C3 cavallo E6 e ad esempio torre 1 il bianco ha un notevole vantaggio di sviluppo rispetto al nero, quindi in qualche modo nonostante abbia un pezzo in meno per due pedoni è molto più sviluppato e quindi in qualche modo compensa questo deficit. Il nero comunque è sempre in vantaggio. Tuttavia la mossa sbagliata primaria è stata quella di catturare questo pedone con cavallo per E5. La mossa corretta sarebbe stata, ad esempio, arroccare. Questo infatti comporta che effettivamente ora il nero ha questo pedone in presa, quindi lo dovrà difendere in qualche modo. Inoltre ha già mosso due volte un cavallo, perdendo dei tempi, quindi diciamo il nero è sicuramente in svantaggio. Alternativamente, invece di arroccare, si poteva addirittura cambiare il cavallo e dopo che il nero riprende di pedone, fare una mossa come arrocco corto per mettere al sicuro il proprio re. E qui vediamo che il nero è completamente non sviluppato, c'è cioè questo pedone che verrà presto attaccato. E quindi è anche stavolta in svantaggio notevole. Rivediamo quindi rapidamente la successione di mosse che nel miglior caso per il nero fa cadere completamente il bianco nella trappola. Quindi abbiamo apertura di partita italiana. A questo punto si entra nel gambetto Blackburn. Qui il bianco cattura il pedone, quindi
pensando di andare in vantaggio materiale. Donna g5, il bianco si salva il cavallo, però il nero attacca pesantemente e l'arrocco corto del bianco. Il nero salva la torre, il nero ricentralizza la donna, il bianco copre d'alfiere e il nero dà scacco matto con cavallo f3.